Buongiorno a tutti, Buongiorno. buongiorno, benvenuti. Io sono Claudia Migliore, sono la responsabile del progetto riformattiva. Per quanti si collegano oggi per la prima volta, il progetto riformattiva è appunto un'iniziativa del Dipartimento della Funzione Pubblica, finanziata nell'ambito del PON Governance Capacità Istituzionale. Se avete difficoltà di audio o di video, vi prego di segnalarlo all'interno della chat, proveremo a risolvere eventuali problemi e difficoltà. Dicevo, Riformattiva è un progetto del Dipartimento della Funzione Pubblica realizzato nell'ambito del PON, finanziato nell'ambito del PON Governance Capacità Istituzionale, sull'obiettivo tematico del rafforzamento della capacità istituzionale, l'obiettivo tematico 11. L'obiettivo del progetto è quello di accompagnare le amministrazioni nell'implementazione della riforma della pubblica amministrazione. In realtà, da quando siamo partiti nel 2017 fino ad oggi, molte sono state le variazioni e le innovazioni intervenute per le pubbliche amministrazioni, non solo sulle tematiche oggetto di questo progetto, ma anche molto in generale. Il progetto cura nello specifico quattro temi. Uno è quello della valutazione della performance, un altro è quello del piano dei fabbisogni triennali di personale in collegamento quindi con la gestione con lo sviluppo delle competenze, con l'assessment delle competenze. L'accesso civico generalizzato, il FOIA, e la semplificazione con particolare riferimento alla conferenza di servizi, alla SCIA e all'AUA. Questo webinar è il sesto, l'ultimo di un percorso che abbiamo realizzato nell'ambito della tematica della gestione delle risorse umane e curati dalla PricewaterhouseCoopers, che è una delle società che ha vinto la gara di appalto europea per l'accompagnamento alle amministrazioni partecipanti al progetto in una seconda fase. In realtà questi webinar rientrano in un'azione più ampia di disseminazione che partirà poi operativamente da settembre fino a dicembre e che in qualche modo abbiamo anticipato anche alla luce dell'emergenza Covid, cercando di cominciare in qualche modo a coinvolgere un più ampio bacino di amministrazioni sui temi su cui stiamo lavorando e anche sugli strumenti che abbiamo messo in campo anche in accompagnamento alle pubbliche amministrazioni. Questo è il sesto webinar, dicevo, di un ciclo che ha visto la partecipazione di 2.229 partecipanti, appunto, quindi tantissimi, con una media di 445 per webinar, che probabilmente sono stati anche frutto del lockdown e dell'impossibilità di andare in ufficio, quindi anche della possibilità di utilizzare strumenti diversi di lavoro, quali appunto queste aule virtuali o queste modalità di supporto a distanza. Noi riteniamo che sia stata un risultato significativo e che in qualche modo abbiamo avuto la possibilità di raggiungere numeri molto più alti rispetto a quelli che in condizioni normali avremmo raggiunto. Quindi siamo sicuramente soddisfatti di questo e speriamo che in questo ampio bacino di amministrazioni complessivamente abbiamo avuto un centinaio di comuni, 23 università, ma anche par molti partecipanti dalle regioni. Speriamo che in questo bacino ci possano essere amministrazioni interessate a questa nostra terza fase di disseminazione che probabilmente lanceremo in termini di promozione entro il mese di luglio. Quindi sicuramente se ci sono amministrazioni interessate, vi preghiamo fin da subito di segnalarcelo scrivendo a riformattiva chiocciolagoverno.it e noi cercheremo in qualche modo di coinvolgervi in questa fase ultima di promozione. Abbiamo lavorato con la Price su diversi temi, quello di oggi collega la performance al tema della trasparenza e dell'anticorruzione. Saranno con noi il dottor Petrone, che seguirà immediatamente dopo il mio intervento, e la dottoressa Elena Miglia, che ringrazio
in anticipo dirigente delle risorse umane del comune di Asti. Il comune di Asti è appunto uno di quei comuni che sta partecipando al progetto e che porterà la propria esperienza e la propria testimonianza in merito alle attività realizzate su questo tema. Io vi ringrazio, ringrazio tutti i presenti e i partecipanti e lascio la parola al dottor Petrone per il suo intervento. Grazie. Michele, noi non ti sentiamo, almeno io non ti sento, credo che tu abbia il microfono spento. Ok, grazie mille, riprendiamo, grazie. Allora vado molto velocemente sull'introduzione che avevo fatto, diciamo, a vuoto. Sono Michele Petrone di PwC Public Sector e come diceva in introduzione la dottoressa Migliore, in questa sessione andiamo ad approfondire la correlazione, il legame forte, importante che c'è nelle amministrazioni pubbliche tra il tema della trasparenza, il tema dell'anticorruzione e il tema delle performance. Quanto più, diciamo, quanto più viene perseguito, valorizzato questo tema della trasparenza, tanto più, si osservano performance migliori a livello organizzativo ed individuale nelle amministrazioni pubbliche. Dicevo e ripeto velocemente, ci sarà un mio intervento di circa 50 minuti e poi a seguire, ci sarà, l'intervento dell'esperienza della dottoressa Miglia, come si diceva poc'anzi, del Comune di Asti, che ringraziamo e che porterà appunto l'esperienza di come questa correlazione, appunto anche attraverso il progetto riformativo, è stata approfondita e valorizzata. Come si diceva in introduzione, questo fa parte di un ciclo di seminari, ciclo di webinar, che come PwC Public Sector abbiamo tenuto a supporto e in affiancamento del progetto riformativo. Il tema, come potete vedere anche dal percorso che appunto tracciato in questa slide, è quella della gestione del personale nelle sue diverse sfaccettature, declinazioni. Oggi andiamo a approfondire questo aspetto della correlazione tra trasparenza e performance e quindi via via in questo percorso andremo ad approfondire la normativa, gli strumenti, le metodologie che le pubbliche amministrazioni hanno a disposizione per valorizzare questa correlazione. Come abbiamo provato a strutturare la sessione di oggi? Dicevo, proveremo a fare una progressiva focalizzazione sulla tematica. La prima parte importante, che poi ci guiderà e in qualche modo condizionerà la sessione, riguarda l'introduzione rispetto al framework normativo. Cioè andremo a declinare, a valorizzare quelle che sono le caratteristiche in tema di trasparenza e anticorruzione. Come viene considerata la trasparenza e l'anticorruzione nella pubblica amministrazione? Quali sono le normative di riferimento? Quali sono i soggetti? Quali sono gli strumenti principali da prendere in considerazione? Ecco, questa prima sezione della giornata andrà proprio a risolvere, ad affrontare queste tematiche.
poi andremo progressivamente a verticalizzare. La seconda parte affronterà la correlazione tra il piano triennale per la prevenzione della corruzione, per l'anticorruzione, la trasparenza e appunto il piano delle performance. Ci andremo a vedere quella che è una correlazione di fatto normativa tra le due tematiche. Poi c'è la terza e la quarta sezione che invece sono dedicate più in dettaglio a strumenti e metodologie. Quali sono le indicazioni che vengono da ANAC in tal senso? Quali sono le indicazioni che vengono dal Piano Nazionale Anticorruzione in tal senso? Ecco, queste sono le domande a cui risponderemo invece nella terza sezione, le proposte di strumenti. E poi, parte conclusiva, ma assolutamente core ed importante di questo intervento, riguarda la correlazione con il ciclo delle performance, ovvero andremo a riprendere quello che è il percorso in termini di obiettivi, declinazione degli obiettivi, valutazione delle performance, per vedere come il tema della trasparenza, che avremo inquadrato in tutta la parte iniziale sostanzialmente dell'intervento, viene valorizzato. Cioè un intervento che abbiamo provato a strutturare in maniera molto focalizzata e appunto per valorizzare questa correlazione. Il primo punto che volevamo affrontare, ecco, stiamo caricando le slide, ecco, è quello relativo al framework di riferimento. Qual è la normativa nazionale che possiamo prendere in considerazione per andare a declinare e valorizzare questo tema? Innanzitutto, quanto è importante, quanto è rilevante questa tematica? E ci viene a questo proposito in soccorso uno studio che è stato fatto dalla Transparency International Italia, cioè un'organizzazione che poi è su scala internazionale, che va appunto a vedere quanto è sentito da parte delle popolazioni, quindi anche quella italiana, il tema della trasparenza. E l'Italia sostanzialmente, come vedete lì diciamo, dalla scala che c'è nella parte in basso a sinistra della presentazione, è un contesto in cui il fenomeno della trasparenza è particolarmente avvertito dalla popolazione, tant'è vero che in questa ipotetica scala è posizionata al 51° posto. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che le tematiche che andremo a affrontare nella sessione di stamattina, quindi la promozione, la consapevolezza rispetto a queste tematiche, la pervasività rispetto a queste tematiche delle pubbliche amministrazioni sono evidentemente un tema centrale, anche perché sono temi che molto spesso si interfacciano con tematiche come i conflitti di interessi, la gestione degli appalti e di conseguenza, e in generale, diciamo, l'agire della pubblica amministrazione. Quindi è una tematica core, tanto più se la correliamo al tema delle Questo è una prima diapositiva, una prima pagina assolutamente importante nel ragionamento, nelle considerazioni che facciamo stamattina. Ed è dato appunto dal framework normativo di riferimento e soprattutto dall'interpretazione che il termine corruzione ha per l'appunto nel framework che andiamo a considerare. La corruzione, questo è il punto importante, è dello snodo che ci collega in maniera forte rispetto al tema delle performance, non viene intesa solo ed esclusivamente dal punto di vista patologico, cioè dal punto di vista della gestione del reato, dal punto di vista ex post, ma viene anche e soprattutto intesa come mala administration, cioè l'obiettivo è quello di perseguire una tutela anticipata rispetto al tema della corruzione, e quindi questo è lo snodo, potete capire bene, rispetto al tema della performance. Se intendiamo la corruzione non meramente come patologia, ma come corretta amministrazione, corretta, diciamo, orientamento alla buona amministrazione, c'è. Si emerge evidentemente nella normativa la correlazione forte con la performance organizzativa e individuale delle amministrazioni pubbliche. Ora, nella parte sinistra della slide vedete in effetti elencata quella che è la normativa di riferimento. Una normativa importante perché poi durante tutta la sessione la approfondiremo e vedremo che in effetti ci sono degli snodi chiave. In particolare lo snodo è rappresentato, e ci accompagnerà questa legge durante tutta la sessione,
dalla legge 190 del 2012, che di fatto possiamo considerare quale la legge framework di riferimento rispetto diciamo, al tema della trasparenza editale e poi anche a quello delle performance, vedremo. Poi ovviamente ci sono stati dei successivi interventi del legislatore nel 2013, come vedete nella parte sinistra della slide, e poi successivamente nel 2016, che hanno progressivamente analizzato, rafforzato alcuni passaggi e aspetti normativi. L'aspetto che dovremo sempre prendere in considerazione è privilegiare una definizione della corruzione intesa come maladministration, quindi non solo dal punto di vista patologico ex post, ma anche e soprattutto in ottica ex ante, e quindi questo vuol dire orientare l'amministrazione alla trasparenza e alla buona performance. Quindi emerge con forza questa correlazione. Questo è un altro punto importante. Perché questa slide che vedete ora a schermo? Perché in effetti ci va a tracciare quello che è il perimetro, la cornice, i soggetti di riferimento che intervengono appunto su questa tematica. Come si vede, diciamo, la legge è quella che vi ho citato poc'anzi, cioè quella del 190 del 2012, che attribuisce ad un soggetto, ad una commissione, ad un organismo ben identificato, ovvero l'ANAC, e in particolare le interlocuzioni che ANAC ha col Dipartimento della Funzione Pubblica, il ruolo di definire quelli che sono i perimetri, le tipologie di rischi di corruzione e soprattutto andare a redigere periodicamente, vi è un aggiornamento annuale, quello che è il Piano Nazionale Anticorruzione, che rappresenta il framework che tutte le amministrazioni, siano esse amministrazioni centrali piuttosto che amministrazioni locali, devono avere come perimetro di riferimento per gestire il rischio corruttivo e il fenomeno della trasparenza, cioè il presidio della trasparenza nella propria amministrazione. Se questo è il primo livello, ovvero sia il livello centrale dello Stato, cioè il livello framework che è tracciato da ANAC, ovviamente poi ci sarà il livello su cui devono intervenire le singole amministrazioni. E lo strumento chiave che tutte le amministrazioni, siano esse amministrazioni centrali, siano esse amministrazioni locali, devono presidiare, è rappresentato dal piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il passaggio che vedete sotto è molto importante, la parte in basso a destra della slide, laddove si dice che il piano triennale fornisce una valutazione, ovviamente, del livello di esposizione dell'amministrazione al rischio di corruzione. Non tutte le amministrazioni hanno il medesimo piano, vi sono delle caratteristiche di contesto, di dimensione, che evidentemente vanno ad orientare, a declinare, a finalizzare quello che è definito nel piano nazionale. E ovviamente, poi, appunto, c'è scritto tramite l'analisi del contesto, fornisce sia la valutazione del rischio nel contesto e poi come trattarlo. Però diciamo, questa slide ora che vedete proiettata è una delle slide cornice che ci caratterizza. Cioè, questi elementi, il piano nazionale anticorruzione, il piano triennale, le amministrazioni centrali, le amministrazioni locali, ANAC, e poi vedremo all'interno chi sono i soggetti, sono il perimetro di riferimento che poi condizionano, caratterizzano l'orientamento alla trasparenza e alla performance. Questo è diciamo, il primo elemento che vi volevo lasciare. Ecco, l'altro elemento è rappresentato dai principi con cui abbiamo detto che questo piano triennale è appunto il piano caposaldo, il piano di riferimento. Come c'è scritto in basso a sinistra a schermo della slide, questo piano ha durata triennale, però poi, soprattutto questo interessa a chi si occupa delle amministrazioni di questa tematica, quindi i responsabili piuttosto che gli organismi di valutazione, ha poi un adeguamento
a un adeguamento annuale entro la prima parte dell'anno. E diciamo ogni ente, come dicevo poc'anzi, distinguendosi, caratterizzandosi per dimensioni, contesti, sia economico-sociali che culturali organizzativi, andrà a redigere un piano che tiene conto delle caratteristiche del rischio in quel contesto. Però ovviamente, naturalmente, se c'è una verticalizzazione per amministrazione, del piano, ovviamente vi dovranno essere al contempo dei principi strategici, dei principi metodologici trasversali che devono caratterizzare ciascuna amministrazione e i soggetti che vi operano nella stesura di questo piano. E un punto importante è, questo lo aggancia ulteriormente al concetto di performance, è che il tema della trasparenza è un tema, lo vedremo dopo quando andremo ad analizzare gli strumenti, è un tema trasversale all'intera amministrazione, all'intera organizzazione. Bene, infatti potete vedere il secondo punto tra i principi strategici, creare un contesto organizzativo diffuso, una responsabilizzazione diffusa dell'amministrazione sul tema della prevenzione. E ovviamente definire delle strategie che consentono di gestire e prevenire questo rischio. Ovviamente io ho detto che c'è una caratterizzazione per ciascuna amministrazione del rischio corruttivo, diciamo, del tema, e quindi vi sarà una caratterizzazione anche del piano triennale. Ovviamente poi è auspicabile una collaborazione tra amministrazioni, soprattutto per quelle di minori dimensioni, per andare a redigere questo strumento. Lo stiamo approfondendo in maniera molto, molto verticale, molto zoomata, diciamo, perché in effetti il piano triennale che stiamo guardando è in effetti lo strumento che in ciascuna amministrazione, chi vuole approfondire questa tematica, deve andare ad analizzare, a guardare, a valorizzare. Oltre, diciamo, a quelli che sono, diciamo, i principi strategici, e quindi quella che è il concetto di diciamo, percezione, pervasività della tematica, vi sono anche dei principi metodologici, ovvero come andiamo a redigere questo piano, quali sono le caratteristiche che trasversalmente devono caratterizzare il piano. Se vedete, il penultimo punto è un punto che ci interessa molto e che viene stabilito a livello di ANAC, cioè ci deve essere un'integrazione forte tra il processo di gestione del rischio, il presidio della trasparenza e il ciclo di valutazione delle performance. Quindi di fatto quello che stiamo facendo in questa prima parte introduttiva della sessione è che stiamo vedendo che la corruzione non è intesa, si sta a questo punto anche maggiormente declinando, non è intesa come gestione del reato, non è intesa come gestione del fenomeno patologico, ma è intesa come performance. Perché se parliamo di trasparenza come corretta amministrazione, evidentemente abbiamo un'evoluzione del concetto di corruzione e quindi del concetto di anticorruzione, e quindi potete immaginare come non sia un concetto relegato ad una fattispecie patologica ben precisa, ma sia invece un concetto trasversale, un concetto di performance. Poi ovviamente ne approfittiamo perché siamo sulla slide, magari diciamo, è parallelo, però ovviamente nella redazione del piano occorrerà perseguire principi di prevalenza della sostanza, di gradualità, di selettività, cioè a dire sostanzialmente dobbiamo presidiare, ce lo dice il legislatore, ce lo dice ANAC, dobbiamo presidiare con robustezza la sostanza del rischio corruttivo. Quindi stiamo di fatto andando a vedere, perché poi è lo strumento chiave, ecco perché lasciamo qualche minuto in più su questa tematica. Stiamo andando a vedere tutte le caratteristiche che deve avere il piano triennale. Ovviamente, se ci sono delle caratteristiche di matrice strategica,
Ci sono delle caratteristiche di matrice metodologica, ovviamente poi ci sono i fini ultimi, gli obiettivi ultimi che deve perseguire il piano, ovvero sia il valore pubblico inteso come perseguimento della trasparenza dell'amministrazione. Quindi di fatto in questo modo abbiamo tracciato il perimetro che ci interessava, quindi siamo andati a tracciare il framework intorno a cui si muove il concetto cioè si muovono i principi di trasparenza e di anticorruzione delle amministrazioni pubbliche. Piano nazionale anticorruzione, ANAC, piani triennali, amministrazioni centrali e locali, trasparenza intesa come performance. Questo ci consente poi di avere il quadro di riferimento per fare, diciamo, diciamo, un ulteriore passo in avanti nell'affrontare questa tematica. Era importante, diciamo, eccoci, c'è qualche slide che vuole approfondire quelli che sono i soggetti di riferimento. Li abbiamo intercettati di fatto in quello che ho detto sinora, però è importante perché questi soggetti sono gli interlocutori che chi opera nelle amministrazioni, sia esso a livello centrale piuttosto che a livello locale, deve assolutamente presidiare. E quindi sono i soggetti con cui di fatto nel perseguire la trasparenza e quindi nel perseguire la performance con cui deve rapportarsi. Li abbiamo visti. Un veloce zoom che ci dice che a livello di linee di indirizzo, a livello di framework, operano sia il Dipartimento della Funzione Pubblica e l'Autorità Nazionale Anticorruzione, che è il livello alto, che è il livello framework, che è il livello legislativo. Poi c'è il livello di attuazione delle linee di indirizzo, qui ne abbiamo parlato, le pubbliche amministrazioni centrali e locali, e poi andremo a fare, questo è un punto importante, cioè stiamo scendendo via via nell'operatività delle pubbliche amministrazioni. Andremo a vedere, ma chi sono i responsabili che nelle amministrazioni, quali sono gli organismi che le amministrazioni devono lavorare al perseguimento delle logiche di trasparenza e quindi devono lavorare a migliorare e ottimizzare le performance su questi termini. Quindi andremo a guardare sia la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, e sia il ruolo dell'organismo indipendente di valutazione. Questi sono, diciamo, i soggetti che provo ora a guardare. Abbiamo visto il ruolo, ne abbiamo parlato, quindi andiamo molto velocemente per poi passare alla parte di correlazione. Abbiamo il ruolo del Dipartimento della Funzione Pubblica, abbiamo il ruolo di ANAC con, diciamo, la funzione sul piano nazionale anticorruzione e in generale di presidio della tematica dell'amministrazione pubblica italiana. Abbiamo il ruolo che poi viene demandato alle amministrazioni centrali e locali, c'è solo la caratteristica, ne abbiamo parlato, quindi non mi ripeto, non mi dilungo, c'è solo la caratteristica che per i comuni di minore dimensione, quindi quelli che hanno meno di 15.000 abitanti, possono lavorare insieme per aggregarsi per definire questi piani triennali. E infine andiamo a guardare, ecco, scusatemi. Andiamo a guardare, una volta che abbiamo definito i soggetti che intervengono, chi sono all'interno dell'amministrazione, le interfacce di riferimento in tema di trasparenza e di anticorruzione. Abbiamo di fatto due soggetti, due organismi, due interlocutori. Da un lato vi è l'organismo indipendente di valutazione che ha il compito, come dice appunto il termine stesso, di valutare, di verificare. Quindi vedete, il bullet point, c'è l'elenco che è riportato, verifica la coerenza tra il piano triennale e gli obiettivi connessi all'anticorruzione, cioè quelli che vengono sostanzialmente dal piano ANAC,
e ovviamente poi adeguandoli anche alle caratteristiche di contesto. L'altro punto importante, che è il secondo, è quello di sostanzialmente andare a verificare l'operatività, le relazioni, gli output che vengono sostanzialmente forniti dal responsabile per la prevenzione della corruzione e responsabile per la trasparenza, e sostanzialmente assicura il raccordo tra queste misure e quindi più genericamente, lo dice l'ultimo punto, assicura il presidio della performance in questo ambito. Poi c'è ovviamente l'operatore, la figura di responsabile, che invece ha appunto il compito di tradurre in pratica, di implementare questi elementi. E quindi appunto ci sarà il soggetto, la persona, la figura di riferimento, ecco, più che persone, l'amministrazione che va a predisporre il piano, va eventualmente indicare negli uffici i dipendenti, gli uffici appunto responsabili delle azioni disciplinari, eventuali casi di fenomeni patologici, e ovviamente pone in essere e verifica l'attuazione delle misure di prevenzione. In questo modo, diciamo, si chiude la prima sezione, che era un po' quella più lunga, di framework di riferimento. È stata lunga perché, in effetti, in questo modo, spero di aver lasciato un po' tutti gli elementi di perimetro che ci consentono ora di andare a verificare, nella seconda parte della sessione, prima diciamo, di raccogliere l'esperienza anche del comune di Asti e della dottoressa Miglie, andare a zoomare, a verticalizzare sul tema della correlazione, e quindi tra performance e trasparenza. Quindi in questa seconda parte noi vogliamo rispondere ad una domanda ben precisa: che correlazione c'è tra piano triennale delle performance, scusa, piano triennale della trasparenza e piano delle performance? Avendo ben definito, conoscendo a fondo tutti gli elementi che caratterizzano il piano triennale di trasparenza, potremo verosimilmente cogliere al meglio la correlazione col tema delle performance. Sono di fatto due strumenti che devono agire in maniera strettamente correlata tra di loro. Abbiamo da una parte il piano triennale, lo abbiamo visto, che è lo strumento dell'amministrazione, sia esso un'amministrazione centrale o sia esso un'amministrazione locale, per andare a perseguire quella coerenza in termini di trasparenza, etica, accountability, e poi invece quello che è il piano delle performance, che invece sappiamo essere un documento programmatico che le amministrazioni, in base ovviamente alle risorse disponibili, utilizzano per attribuire gli obiettivi strategici all'organizzazione e quindi verificare il perseguimento di questi obiettivi attraverso set di indicatori e andare a misurare i risultati attesi. Questa è la parte core del nostro intervento di stamattina. Che correlazione c'è tra questi due strumenti? Quanto nel piano delle performance è valorizzato il tema della trasparenza? Questa correlazione è una correlazione assolutamente forte, ed è una correlazione forte non solo per quello che abbiamo visto in apertura della sessione, quando abbiamo detto che il tema della trasparenza non era, e il tema della corruzione non era veramente un aspetto di matrice patologica, ma era un tema di corretta amministrazione, di buona amministrazione e quindi di performance. Ma a questo punto la norma che abbiamo citato, abbiamo visto, ecco perché l'abbiamo approfondita nel dettaglio, essere la norma di framework in tema di trasparenza, ovvero sia la 190 del 2012, lo dice in maniera molto chiara, laddove dice che l'organismo indipendente di valutazione, quello che ora conosciamo, perché lo conoscete nelle vostre amministrazioni, ma l'abbiamo anche inquadrato nel corso della nostra presentazione, questo organismo verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel piano triennale per la trasparenza e quelli previsti nel piano delle performance. A dire, in altri termini, guardate che nel piano delle performance vi devono essere chiari obiettivi ed indicatori che rimandano e che valorizzano i concetti di trasparenza e
e di anticorruzione. Dice ancora, i soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, quindi stiamo in pieno del concetto del ciclo delle performance, utilizzano le informazioni e i dati che vengono dalla trasparenza per valutare la performance organizzativa ed individuale. Quindi la norma stabilisce una correlazione forte tra il contenuto del piano triennale di trasparenza per la trasparenza e il contenuto del piano delle performance. Ovviamente la parte alta della slide ci ricorda, ed è a mero supporto, ci ricorda del ruolo che hanno, il ruolo che ha di inquadramento la 190. Ma questo è un altro punto importante, questa correlazione di cui dicevamo non è solo una correlazione che troviamo nella norma sulla trasparenza, ma la troviamo sinergica, simmetrica meglio, biunivoca sarebbe meglio dire forse, anche nella norma sulla performance. Come sappiamo, la norma in tema di performance è la norma del 2009, poi ci sono stati interventi successivi, ma quella, diciamo, è la norma framework. E questo lo dice in maniera chiara, laddove si dice l'implementazione e la realizzazione del piano triennale vanno inseriti, ecco la parte centrale della slide, sotto forma di obiettivi nel piano delle performance. Cioè quello che le amministrazioni devono fare nel redigere il piano delle performance, avere degli obiettivi che orientano l'amministrazione alla trasparenza, e poi vedremo quali sono gli obiettivi operativi che occorrerebbe inserire, sia intesi come obiettivi di performance organizzativi che come obiettivi di performance individuale. Cioè, a dire, siamo arrivati a un punto di, diciamo, stamani in cui abbiamo, immagino, declinato al meglio il fatto che la correlazione esiste, sia per l'interpretazione che si dà al concetto di corruzione, al termine corruzione, sia perché la norma in maniera forte stabilisce sinergicamente, biunivocamente, il fatto che la trasparenza deve riguardare la performance e la performance deve riguardare la trasparenza. Ovviamente poi a monte e a valle, ci aiuta la slide nel box superiore e in quello in basso, ci devono essere adeguati sistemi di controllo che consentono di verificare ovviamente il perseguimento degli obiettivi e ovviamente poi, e questo è un altro punto importante, vi sono degli obblighi di accesso, di pubblicazione che deve consentire ciascuna amministrazione. Quindi la normativa ha di fatto stabilito questa correlazione, una normativa datata, ma normativa framework, ma è datata, però l'ANAC l'ha intesa ribadire, cioè l'ANAC, quindi questo è il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, ecco perché abbiamo lasciato qualche minuto in più in introduzione nell'avere questo fermo, perché il piano nazionale dice che rimarca sostanzialmente la necessità di uno sviluppo coordinato e sinergico in ordine alla performance e alla trasparenza, e dice esplicitamente, virgolettato sotto, al fine di realizzare una strategia di prevenzione del rischio del rischio di corruzione è necessario che questi elementi siano presenti in tutti gli strumenti di programmazione presente dall'amministrazione. Quindi di fatto abbiamo chiuso in questo modo il secondo pezzo, la seconda sezione dell'intervento di stamane. Cioè siamo riusciti a inquadrare il framework di riferimento e ci abbiamo di fatto soggetti, operatori e leggi cornice. Poi successivamente abbiamo fatto un altro pezzo in questa considerazione, in questo approfondimento. Cioè abbiamo detto che la correlazione è una correlazione forte, è una correlazione normativa in entrambi le leggi, ed è una correlazione anche recente, perché non c'è solo nelle leggi che abbiamo visto stamattina, che abbiamo visto del 2012 piuttosto che del 2009, all'ANAC, che poi è l'autorità che presidia questo, nel piano nazionale del 2019 ce l'ha ribadito. La trasparenza va intesa come performance. Ecco, ora andiamo a fare un ulteriore passo in avanti in questo nostro percorso, diciamo, di focalizzazione della tematica. Perché in effetti opera nelle amministrazioni, siano esse centrali o locali, quali sono le proposte e gli strumenti che ci vengono dalla normativa, che ci vengono dalle indicazioni ANEC o che ci vengono, vedrete, anche da ANCI,
per quanto riguarda gli enti locali, per rafforzare questa correlazione. Cosa bisogna fare concretamente? Cosa bisogna mettere in pista affinché possiamo dire che ci sia un'amministrazione orientata alla trasparenza e quindi alla corretta amministrazione e quindi ad una buona performance su questa tematica? Risponde da prima il Piano Nazionale Anticorruzione, il quale dice e pone in evidenza quattro stream, quattro pilastri più che stream, per perseguire nell'amministrazione un orientamento alla trasparenza. Il primo punto è quello di una, dice il Piano Nazionale, una mappatura dei processi amministrativi, che può essere letta come una strutturazione, un'evidenza, una comunicazione adeguata di quelli che sono i processi dell'amministrazione, le fasi che le caratterizzano, i tempi di erogazione dei servizi e così via. Ovviamente, accanto alla mappatura dei processi, alla caratterizzazione dei processi amministrativi con cui l'impresa, il cittadino, lo stakeholder deve interfacciarsi, è necessario anche che ci siano dei sistemi informativi di supporto che consentono di monitorare, valutare, controllare questi processi. Questo è il primo punto. L'altro punto è il punto 2, cioè c'è un errore lì, c'è scritto 3, la promozione della trasparenza e dell'accountability, quello che in effetti sta un po', diciamo, accadendo anche parlando di stamattina, cioè sostanzialmente, e lo diceva, l'abbiamo visto anche nei principi metodologici quando abbiamo visto il piano triennale, ovvero sia vi deve essere una consapevolezza diffusa nell'amministrazione su queste tematiche. Gli ultimi due punti, il penultimo è particolarmente importante. Sviluppo di sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione del cittadino. Questo è un punto importante. La trasparenza viene misurata come qualità percepita e valutata da chi usufruisce dei servizi, siano esse le imprese, siano essi i cittadini, più genericamente gli stakeholders con cui l'amministrazione centrale e locale si interfaccia. Questo è un punto importante. È un punto che poi andremo a declinare negli obiettivi. Quando dovremo andare a chiudere sostanzialmente il cerchio, perché l'ultimo pezzo sarà inserire questi strumenti nel ciclo delle performance, quindi dei piani e degli strumenti che vengono a valle. Poi, ovviamente, c'è il tema delle azioni di formazione per rafforzare appunto questa tematica. Quindi, il piano nazionale ancora non ci dice quelli che sono gli strumenti operativi, perché li vedremo meglio in dettaglio, ma ci dice i perimetri. Ci dice affinché venga perseguita questa correlazione, occorre perseguire queste tematiche. Interviene anche ANAC. ANAC dice ancora qualcosa in più. ANAC dice, ma quali sono alcuni strumenti che possiamo prendere in considerazione? Ad esempio, linee guida e codici di comportamento. Linee guida e codici di comportamento sicuramente orientano l'amministrazione, l'agire dell'amministrazione verso la trasparenza. Poi ovviamente vi sono tematiche che abbiamo già trattato, per questo non vado ad approfondire nel dettaglio anche per stare nei tempi, il tema delle azioni di vigilanza, il tema degli indicatori. In ogni caso stiamo di fatto andando a qualificare quelli che sono i perimetri su cui dobbiamo andare a lavorare. E in particolare su questo punto, vado un po' più veloce per poi andare a qualificare la parte, al meglio la parte finale del ciclo di valutazione delle performance, ovviamente anche ANCI, e quindi mi rivolgo in questo caso mi rivolgo in questo caso in effetti anche agli enti, fa riferimento appunto a codici di comportamento, fa riferimento alla tutela del dipendente pubblico che diciamo presidia questi elementi e denunciasse eventuali fenomeni di questo tipo. E poi ecco un punto che volevo sottolineare prima di andare a vedere quelli che sono gli obiettivi, gli obblighi di pubblicazione. Questo è un punto importante per perseguire la trasparenza, quindi l'accessibilità totale
dei dati e documenti detenuti delle pubbliche amministrazioni. Andiamo ora a guardare nel dettaglio quello che, questo l'abbiamo visto e quindi vado velocemente, andiamo a guardare nel dettaglio quella che è la parte conclusiva della sessione. Andiamo a valutare come tutte queste tematiche che abbiamo visto sinora, i perimetri che abbiamo definito, come si vanno ad integrare nel ciclo di valutazione delle performance, dove vado a leggerli, dove vado a qualificarli. Ovviamente per qualificare questa correlazione io devo prendere tutto il framework che a questo punto è chiaro, ho definito, è normativo, abbiamo capito tutti i soggetti, abbiamo capito tutti gli strumenti, li dobbiamo inserire in questo ciclo qui. E quindi la correlazione diventa a questo punto da normativa che abbiamo visto ora ad operativa nell'agire dell'amministrazione. Vi sono ovviamente, come ben conoscete, le tre fasi del ciclo di vita di una performance. Quindi la definizione di obiettivi strategici, di indicatori in tema di trasparenza e anticorruzione, la declinazione degli obiettivi, secondo il meccanismo del cascading, in tutta l'organizzazione, sia come performance organizzativa che come performance individuale, e infine la valutazione. Quindi il punto che poi le amministrazioni devono perseguire è quello di definire nel piano delle performance, vedete lì sulla sinistra, obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza. E questi obiettivi ce li hanno dati già gli strumenti che abbiamo visto poc'anzi. E dobbiamo poi individuare degli indicatori chiari e coerenti che ci consentano di misurare questi obiettivi. Questi obiettivi vengono poi declinati dall'amministrazione, ma non solo vengono declinati, questo è un altro punto importante, poi il comune d'esperienza e alcuni di altri su questo è anche caratterizzato, cioè vengono pesati, cioè vengono attribuiti dei meccanismi di ponderazione che ci consentono di dire che l'agire trasparente, l'agire orientato alla trasparenza, la PA, ha un peso rilevante nella valutazione delle performance dell'organizzazione e del personale. Ovviamente poi ci sono il momento del monitoraggio e il momento della valutazione. Ulteriore step. Quindi a questo punto siamo giunti dal framework alla correlazione, all'operatività, agli obiettivi. Quali sono gli obiettivi che concretamente inseriamo nel piano delle performance per orientare l'amministrazione alla trasparenza? Quali sono gli obiettivi specifici da perseguire? Ecco, ANAC, ANCI ci danno il perimetro e questo solo poi viene tradotto nel piano delle performance. Indicare, e vedremo subito dopo lo strumento, la qualità attesa e la quantità prevista dei servizi erogati. Ecco, emerge chiaramente, se non bene sottolineare l'incipit, che la corruzione non è patologia, la corruzione, l'anticorruzione, la trasparenza è performance. Quindi è un salto in avanti, un nuovo approccio, è un'interpretazione. Che è forte, è normativa, è sottolineata chi interviene, perché quando noi andiamo a stabilire questi obiettivi, penso che sia di tutta evidenza come non sia da intendere l'anticorruzione come un fenomeno patologico, ma come di fatto un fenomeno di performance. Ovviamente, poi ci saranno altri obiettivi, ecco, questo era quello che ci sottolineava ANAC in apertura, sviluppo delle relazioni con i cittadini, quindi che vuol dire concretamente? Introdurre degli strumenti di misurazione della soddisfazione, c'è ancora scritto in alto a destra, l'elevazione del grado di soddisfazione, introduzione di standard qualitativi, quindi quando parlavamo prima di codici di comportamento e linee guida, efficienza nell'uso delle risorse, quindi non solo efficacia, ma anche misurazione dei costi di erogazione del servizio. È evidente che il tema dell'anticorruzione diventa di fatto un tema di performance organizzativa individuale. Quindi diciamo, andiamo a chiudere con gli ultimi passaggi la sessione per dire che c'è una correlazione forte e di fatto ci porta anche ad una nuova interpretazione di questo concetto. Ma ulteriore passaggio, quali
Quali sono poi gli strumenti che operativamente l'amministrazione mette in pista per orientarci a quegli obiettivi? Cioè, via via stiamo di fatto definendo questo funnel, questo imbuto che via via diventa più puntuale e ci porta di fatto ad individuare uno strumento operativo che le amministrazioni centrali, se vogliono, le amministrazioni locali sempre più, devono di fatto introdurre, mi riferisco di fatto alla carta dei servizi, per avere uno strumento, un obiettivo indicato, misurato e quindi una qualità percepita del servizio e quindi conseguentemente un orientamento alla trasparenza e alla buona amministrazione. Poi qualche elemento in più ce lo dirà, ce lo dirà anche il Comune di Asti. Ovviamente vi è l'ultimo momento importante che è quello della valutazione. Abbiamo di fatto capito che c'è una correlazione, capito che questa correlazione viene recepita nel piano del performance, abbiamo capito che vi sono degli obiettivi specifici, abbiamo capito che vi sono degli strumenti specifici. Ovviamente questi indicatori, questi obiettivi, devono poi ritrovarsi in maniera puntuale in degli strumenti. Quindi un'ipotesi di lavoro concreta è quello di individuare nel sistema di misurazione e valutazione delle performance degli obiettivi che di fatto vanno a inquadrare analiticamente, a pesare, misurare l'orientamento della performance verso il tema della trasparenza. E poi, questo è penso di essere dei tempi, sì. L'ultimo elemento che vi volevo lasciare prima di ascoltare anche il punto di vista e l'esperienza della dottoressa Miglia del Comune di Asti, che proprio su questo ha fatto nell'ambito del progetto di formativa con noi una verticalizzazione, uno zoom, un approfondimento, è che, diciamo, l'ultimo punto è quello rappresentato dalla relazione annuale sulle performance. Relazione annuale che deve andare a verificare il perseguimento degli obiettivi di trasparenza. E quindi di fatto viene in questo modo attribuito un peso specifico, ponderato, ecco perché lo dicevo poc'anzi quando abbiamo visto di fatto il ciclo delle performance, di fatto abbiamo visto che l'obiettivo era attribuire anche una misurazione, un peso, un impatto a questi obiettivi orientati alla trasparenza. E di fatto questo qui viene pesato. Quindi diventa una valutazione dell'organizzazione, del personale, nel senso della trasparenza. Questo era un po' il quadro di fondo, che vi volevamo lasciare, per far riferimento al tema, della trasparenza e dell'anticorruzione. Vi sono, ne approfitto del minuto che mi rimane prima, diciamo, per stare nei tempi di interloquire, di raccogliere la testimonianza della dottoressa Miglia. Ci sono appunto, ci sono, al di là dei dettagli, dobbiamo considerare 4-5 capisaldi di riferimento. Anticorruzione intesa come, e trasparenza come buona amministrazione, non come patologia. Altro elemento, piano nazionale anticorruzione, piano triennale, il framework cornice di riferimento. Secondo passaggio. Correlazione forte e normativa tra performance e trasparenza. Non è qualcosa di interpretazione, ma è qualcosa che viene forte diciamo, dal legislatore. Legislatore che poi, ANAC, quindi la parte esecutiva, ha ripreso per stabilire questa correlazione. A fronte di questa correlazione forte, cosa deve fare l'amministrazione? Sono gli strumenti da mettere in pista. Questi strumenti da mettere in pista vanno nella direzione di obiettivi specifici che riguardano la misurazione qualitativa e quantitativa dei servizi erogati, l'efficienza dell'erogazione dei servizi, la mappatura dei processi, la rilevazione del grado di soddisfazione. Questi elementi si inseriscono nel piano delle performance con obiettivi quindi a cascata sull'organizzazione e da ultimo finiscono e hanno un peso nella valutazione
misurazione, negli strumenti di misurazione e nella reazione sulle performance. Questo è il quadro che volevo lasciare in maniera, diciamo, verticalizzata rispetto alla tematica, quindi andando a zoomare direttamente rispetto al tema. Ora, lascerei, introdurrei la dottoressa Elena Viglia, dirigente del Comune di Asti, del settore di risorse umane, sistemi informativi e partecipate, che ringrazio particolarmente per aver accolto il nostro invito, per, insomma, introdurre e raccontare un po' quello che è il suo punto di vista e quello che è, buongiorno Elena, il suo punto di vista e è di fatto l'esperienza del Comune di Asti. Andando prima un po', diciamo, se possibile, di fatto abbiamo parlato di questa correlazione, un po' a tracciarci il perimetro della prospettiva del Comune di Asti di questa correlazione tra trasparenza anticorruzione, quindi quello che di fatto ha messo in pista, sta mettendo in pista il Comune di Asti anche per recepire quello che sono le indicazioni che vengono dalla normativa nazionale, con il tema delle performance. Cosa sta facendo, cosa ha fatto, cosa è in animo di fare il Comune di Asti su questo punto? Io tolgo, diciamo, il video per non appesantire la banda e quindi se ci riesco. Allora, buongiorno a tutti. Spero c'è sempre il problema dell'audio quando hanno utilizzano questo genere di strumenti, spero che mi sentiate. Allora, sulla prima domanda che mi fa Michele, io voglio rappresentare che il Comune di Asti si è mosso già da tempo, come immagino molti enti in Italia, attribuendo un peso nell'ambito del ciclo della performance a quelli che sono gli obiettivi che riguardano la parte di attuazione del piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza, anche in un'ottica di responsabilità dirigenziale prevista dal decreto legislativo 33. Abbiamo però, a fronte di quello che è stata la rappresentazione che ha fatto Michele, di tutto quello che sono state le indicazioni del PNA 2019, prodotto una delibera a fine anno che mettesse particolarmente in risalto quelle che erano le sinergie tra tutti gli strumenti che abbiamo, quindi il piano triennale di prevenzione della corruzione, il DUP e tutto il ciclo della performance. Gli obiettivi che attengono a queste materie, di cui stiamo imparando da Michele oggi, hanno un peso rilevante nell'ambito della valutazione dirigenziale, perché parliamo di un 20%, quindi è stata fatta una scelta di dare una rilevanza sensata a quelle che sono le attuazioni tramite obiettivi che siano intersettoriali, quindi uguali per tutti i dirigenti. Nel Comune di Asti siamo 8 dirigenti più il segretario. Nel frattempo, questo tema che appunto ha portato alla concretezza rispetto ai temi che ci sono stati rappresentati stamattina, però per dare, oltre a questa, come dire, attribuzione di responsabilità ai dirigenti, un maggior grado di concretezza e consapevolezza per tutti i dipendenti, ci siamo mossi nell'ambito di un progetto di Formez, di riforma attiva e del rapporto con PwC, proprio con quella che era, secondo noi, fondamentale, quindi la consapevolezza di tutti nel collegamento tra questi strumenti. E quindi, anche in periodo di lockdown, grazie all'attività PwC, siamo partiti a fare una formazione specifica in questi studi a tutti i dipendenti di categoria B e i dipendenti anche non categorie, ma che lavoravano sulla trasparenza, che lavoravano sulle carte dei servizi, su vari gruppi di lavoro, proprio per concretizzare la relazione tra questi strumenti, perché sono strumenti che difficilmente vengono percepiti come in contatto. Quindi il fatto che il raggiungere quelli che sono gli obiettivi strategici che
sono le, a cui si correlano le retribuzioni di risultato, abbia anche un collegamento su quelli che sono le attività di prevenzione della corruzione e di attivazione della trasparenza. Quindi questi sono stati i due aspetti su cui ci siamo posti. Questo concreto inserimento di obiettivi è stato funzionale ovviamente a dare questo genere di concretezza. Io ci sono. Ecco. Eccoci. No, penso che diciamo l'intervento questo primo intervento della dottoressa Miglia, secondo me è andato dritto sul punto, secondo me citando di fatto tre parole chiave, a mio parere, di questo tuo intervento. Il primo è quello degli obiettivi, cioè il tema della trasparenza e dell'anticorruzione è stato valorizzato, dicevi poc'anzi, in obiettivi intersettoriali che si ritrovano nel piano delle performance attribuiti agli uffici. Quindi di fatto la normativa è stata non solo declinata poi nel recepimento dei piani triennali, e quindi è il primo step che in qualche modo ha voluto il legislatore, ma il Comune di Asti, da quello che ci dicevi, ha fatto secondo me il passo in più, cioè ha tradotto, non solo ha recepito da piano nazionale a piano triennale, ma quegli obiettivi li ha messi alle performance, quindi sono diventati obiettivi intersettoriali, cioè quell'elemento, diciamo, di correlazione normativa, come abbiamo detto stamane poc'anzi, è diventata correlazione operativa. Quindi secondo me questo è un primo punto, un primo messaggio anche rispetto a qualche considerazione che leggo, diciamo, di traduzione della correlazione in obiettivi specifici. Il secondo punto che mi piace sottolineare del tuo intervento è quello della misurazione. Cioè non solo abbiamo attribuito degli obiettivi specifici nel piano delle performance, ma li abbiamo tradotti in una misurazione importante. Ecco, quando dicevo prima della ponderazione, del peso da attribuire, ecco, il Comune di Asti, da quel che ci dici dall'evidenziazione della tua esperienza, ha pesato per il 20% quegli obiettivi che c'erano nella norma nazionale. Quindi ha fatto il doppio salto, li ha non solo introdotti nel piano delle performance come obiettivi intersettoriali, ma poi ha anche misurato il grado di raggiungimento. Questo secondo me è un secondo step proprio in termini di concretezza del messaggio, insomma di operatività del messaggio, che secondo me vale la pena condividere nella sessione di stamane. E poi c'è un ultimo punto che pure mi interessava di questa tua sottolineatura, perché poi diciamo di fatto metteva... accoglieva trasversalmente una serie di punti che abbiamo affrontato stamattina. C'è il tema della promozione, della consapevolezza, della pervasività nell'organizzazione. Cioè quando dicevamo stamattina che ANAC di fatto vuole una responsabilizzazione diffusa del tema della trasparenza nell'organizzazione, di fatto, se ho capito bene dal tuo intervento, è quello che ha fatto il Comune di Asti. Sì, sì. Allora, vedo anche le domande, tutti ci chiedono un pochettino quali sono stati gli obiettivi che abbiamo indicato. E ritorno su quella che era stata una tua slide in cui diceva espressamente quali erano le iniziative da implementare secondo il PNA, dove si parlava di mappatura dei processi, che è un'attività che stiamo portando avanti. Poi parlavi di promozione della trasparenza e della contabilità, di un sistema di rilevazione del grado di soddisfazione del cittadino e del potenziamento delle azioni di formazione. E i nostri obiettivi vanno sostanzialmente proprio in questa direzione, nel senso che la scelta ovviamente a cascata, la missione è una missione, quindi con obiettivi strategici che sono relativi ad ottimizzare i caratteri di trasparenza e legalità, e a rafforzare il sistema dei controlli interni, che diventano come obiettivi concreti un obiettivo legato alla formazione,
che poi viene declinato secondo quelle che sono la formazione rivolta ai dirigenti, rivolta al personale di categoria C e D e rivolta al personale di categoria A e B, con una concretizzazione che abbiamo fatto nel piano della formazione. Su questa attività della formazione ho appena citato questo intervento che abbiamo fatto col Formex, proprio per ci sembrava indispensabile che tutti i dipendenti capissero il collegamento tra questi strumenti che vengono ormai utilizzati come sigle, come nomi, ma che tante volte non hanno dietro per tutti una reale concretezza. E poi abbiamo utilizzato anche il periodo dello smart working, nel senso che nell'ambito di una adesione a una piattaforma di formazione online abbiamo individuato tutta una serie di corsi che ritenevamo obbligatori per tutti, e in collaborazione con il controllo di gestione, appunto, tra i corsi obbligatori abbiamo inserito anche quelli che riguardavano questo ambito di materie, in modo da continuare su una stratificazione di questi soggetti. Poi abbiamo dato un obiettivo che attiene all'informatizzazione dei flussi, e quindi un qualcosa che fa parte della storia dell'alimentazione del sito Amministrazione Trasparente, ma che non sempre è così semplice realizzare, quindi un ambito di questo genere per tutti i dirigenti. E infine abbiamo ragionato nell'ambito degli obiettivi sulla predisposizione di carte dei servizi, sia interne che esterne, quindi con un obbligo per tutti, un'indicazione nell'ambito degli obiettivi per tutti i dirigenti, appunto, di redigere carte dei servizi almeno per una delle attività che rientrano nella disponibilità, una carta dei servizi interna e un'esterna, quindi tenendo conto di quelli che sono i nostri clienti, sia all'interno dell'ente, perché il servizio di staff, come sono insomma il personale, i sistemi informativi, eccetera, sia verso l'esterno, come è quello che ad esempio è il mio settore sport, dove sicuramente poter dare indicazione ai cittadini. Ci siamo mossi, quindi questi sono sostanzialmente i tre obiettivi che hanno riguardato questo ambito e questa creazione di sinergie nell'ambito di questo anno di valutazione. Ok, un punto secondo me diciamo importante è quello che dicevo ora della carta dei servizi. Perché in effetti la carta dei servizi può essere ovviamente lo strumento per tradurre operativamente il tema della qualità percepita, dei livelli di erogazione del servizio per i cittadini o comunque per gli stakeholder che si interfacciano con le amministrazioni. Ecco, questo è sicuramente, nostro parere, a mio parere, un indicatore, uno strumento che orienta la performance verso la trasparenza. Poi ovviamente vi saranno obiettivi trasversali che vanno nella direzione di quelli che appunto indicati poc'anzi come obiettivi che poi concretizzano la trasparenza in amministrazione, quindi il tema della tracciabilità dei flussi, il tema degli obblighi di pubblicazione, il tema della formazione, sono tutte tematiche trasversali, quindi prescindono dal singolo ufficio, che sicuramente orientano la performance amministrativa verso la trasparenza e quindi consentono di valorizzare questi obiettivi. Sono obiettivi tendenzialmente trasversali agli uffici. Poi ovviamente le specificità degli uffici possono eventualmente richiedere particolari obiettivi.
ovviamente tanto più per quanto riguarda gli uffici che sono maggiormente esposti a, diciamo, a condizioni, a rischi di contesto. Ecco, quando vedo che c'è stata anche una domanda in tal senso, proprio questo si intendeva, che ci sono dei contesti, degli uffici che operano in contesti peculiari, ecco lì, oltre all'obiettivo trasversale, che sono quelli che anche diceva la dottoressa Dini, che sono degli obiettivi specifici che subono e valorizzano a maggior ragione il tema della trasparenza con riferimento a quel singolo ufficio. Non so se volevi lasciare qualche ulteriore elemento a chiusura, giusto come keyword di riferimento che potrebbe... che abbiamo fatto sempre insieme a Formel e sulla carta dei servizi, perché questo obiettivo di appunto attribuirsi ogni settore una carta dei servizi era un qualcosa che il Nucleo riteneva fondamentale e che ci vedeva un pochino impreparati, nel senso che avevamo dei settori che avevano una storia su questo ambito, quindi ad esempio la parte dei nidi, quindi un'abitudine a rapporti di customer satisfaction e di relazione con gli utenti, come dire, che non nasce da oggi e che poteva dare dei risultati interessanti su quelli che sono le caratteristiche e la qualità del servizio. Invece sul resto dell'ente questa parte di storia era un po' più carente. Ci siamo mossi con Formez andando a creare prima di tutto un gruppo di lavoro che prevedesse una persona per settore che fosse destinata a questo genere di attività. Abbiamo creato insieme a Formez, scusate il gioco di parole, un format molto semplice, molto snello, che permettesse una comunicazione adatta ai cittadini di quelle che erano le caratteristiche del servizio. Abbiamo creato appunto queste carte dei servizi e creato un'area, su suggerimento sempre di Formez, dove tutte queste carte dei servizi fossero fruibili. Adesso stiamo procedendo con una sperimentazione ulteriore che riguarda un settore, ma che poi, scusatemi, coinvolgerà tutti, legata alla customer satisfaction, nel senso che questo strumento della carta dei servizi l'abbiamo veramente individuato insieme ai vertici politici e al segretario generale come la modalità corretta per creare la relazione con, dicevamo prima, cliente interno esterno, con gli stakeholder e comunque come lo strumento principe per quella che è una nuova concezione della contability, quindi per andare a creare la relazione con i cittadini. Purtroppo l'abbiamo sentita male per un bel po'. Mi spiace molto. Provo adesso? Adesso la sentiamo bene, se può ripetere. Oddio. Allora, stavo raccontando quella che è stata l'esperienza sulla carta dei servizi, nel senso che il Nucleo ha individuato la carta dei servizi come lo strumento più adatto per costruire la relazione con gli utenti, sia interni che esterni. Quindi avevamo dei settori che avevano già una storia e una capacità di andare a creare questo genere, andare a utilizzare questo genere di strumento di customer satisfaction e poi di analisi del servizio. Sugli altri enti, sugli altri settori dell'ente invece ci siamo mossi insieme a Formez per andare a fare un'analisi di benchmarking con altre amministrazioni già più cresciute, più in grado di noi di utilizzare questo genere di strumento, e abbiamo creato un documento che fosse un format che fosse molto snello, che consentisse una comunicazione costruttiva con i cittadini e che andasse a creare proprio quel genere di relazione fondamentale per la contability per andare ad analizzare la qualità dei servizi. Quindi anche questo nell'ottica di quelle che sono le indicazioni del 150 modificato
e nell'ottica di creare un'amministrazione che sia sempre più partecipativa e quindi prevenire la corruzione, tutto quello che meglio di me è stato detto questa mattina. Io mi scuso se non si sente, ma sono esattamente nella stessa situazione di prima. Non so se il dottor Petrone voleva intervenire, ma io non lo sento e lo prego di attivare il microfono. Dottor Petrone, non la sentiamo. Dottoressa Miglia, intanto vuole spegnere la webcam, così magari recuperiamo un po' di banda. Prego tutti i relatori di sentire. Si fa una grande confusione. Allora, non vedo più il dottor Petrone, nel frattempo però approfittiamo un attimo per lanciare il sondaggio. Al termine di un ciclo di webinar noi chiediamo sempre ai nostri partecipanti di darci una valutazione, diciamo, complessiva ovviamente, non dello specifico webinar di oggi, ma di tutto il, diciamo, il percorso, il ciclo di webinar, su come è andato, appunto su come sono andati. Sono 5 sondaggi con una votazione da 1 a 4, dove 4 è la valutazione massima, 1 la forse. Immagino sì. Soltanto per, diciamo, chiudere la sessione rapidamente. Per dire che immagino, sono arrivate un po' di domande che ora vedo raccolte. Immagino che le principali abbiamo un po' provato a rispondere sia io che la dottoressa Miglia, con particolare riferimento agli obiettivi, alla fissazione. Dottoressa, in ogni caso, poi le domande che sono pervenute durante il seminario, diciamo, verranno trattate, analizzate analiticamente e verranno rese disponibili attraverso la piattaforma di progetto. Quindi di fatto direi che, visto anche qualche difficoltà di chiusura di audio, diciamo, chiuderei la sessione e tutte le domande che sono pervenute verranno analizzate e valorizzate attraverso la piattaforma. Allora, se mi sentite mi date un cenno per favore? Allora, non so se riuscite ancora a dare un punteggio, vedo che alcuni dicono che si era bloccato il sistema. Se riusciamo a far partire anche il secondo sondaggio, altrimenti poi proveremo a mandarlo per mail ai partecipanti. Mi confermate che così, cioè, mi fate sapere se riuscite a votare per favore all'interno della chat? Mi sentite ok, ma avete la possibilità di esprimere il giudizio nel sondaggio che vedete di fronte? Perfetto, ok.
Allora, se avete la possibilità ancora di attribuire un punteggio, adesso facciamo partire anche il secondo sondaggio, vi chiediamo solo un attimo di pazienza. Sono tutti a risposta chiusa con un punteggio da 1 a 4. Chiaramente se non avete partecipato a tutti e 6 i webinar, rispondete, date una valutazione rispetto a quelli per i quali, ai quali avete partecipato. Rispetto alle domande che avete posto, utilizzeremo il solito sistema pubblicando le risposte nel network, all'interno del network. Minimo 4 massimo. Sì, dottor Galasso, lo compili comunque in relazione ovviamente al webinar di oggi, che purtroppo ha avuto diversi problemi tecnici, ci dispiace, e insomma a volte capita, purtroppo le connessioni non sono sempre le stesse, anche la qualità della connessione non è sempre la stessa, anche utilizzando sempre gli stessi strumenti. Chiedo allo staff di lanciare il secondo sondaggio. Niente, va bene, mi dicono dalla regia che è tutto fermo, che è tutto bloccato, allora io vi ringrazio, magari ve lo mandiamo via mail, un rapido sondaggio online. Vi ringrazio comunque per l'attenzione e vi suggerisco comunque di collegarvi al nostro network e di farci sapere se siete interessati all'azione di disseminazione che partirà da settembre mandando una mail a riformattiva@governo.it. Grazie ancora e buona giornata. Arrivederci a tutti, buona giornata.